Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato in questo nuovo video per un Kai vlog, perché effettivamente era da un bel po' che non faccio più vlog. Perciò, ragazzi, sulla mia pagina Facebook, come al solito, ho fatto lo stato e voi avete fatto le domande. Per coloro che non hanno ancora messo like alla mia pagina Facebook, vi consiglio vivamente di andarci a mettere un bel like, sennò non sarete mai un Kai vlog, insomma. Beh, a parte questo momento spam, dato che ci siamo, mettete un like, cioè seguitemi anche sul mio profilo Instagram, che lo trovate qua, insomma. Allora ragazzi, oggi sono qua con questo nuovo vlog per parlarvi di me. Che volete? Vabbè, a parte allora, voi avete cliccato questo fottuto video solo per il titolo. Ammettetelo, cazzo, ammettetelo. A parte il fatto che Kai mette titoli da money grabber solo per fare views, cioè cazzo, Kai è un money grabber. Allora, ragazzi, oggi sono qua per rispondere a sta domanda hot, che praticamente non è che me la chiedono solo le persone che mi seguono su YouTube, ma un po' tutti, perché questa cosa qua è un po' una leggenda. Allora, Alessandro ci chiede: Kai vlog, ma è vero che i cinesi hanno il pisello piccolo? Se no, lo esci in un video? 100.000 like, lo esco. No, non potrei. 100.000 like. Allora ragazzi, questo è un argomento che può sprofondare nella volgarità, proprio sprofondare giù, ma forte, forte, forte. Perciò, allora, dato che la gente mi chiede sempre: ma Kai, è vero che i cinesi ce l'hanno piccolo? Allora, io ora ti chiedo: ma gli italiani ce l'hanno tutti piccolo? Un italiano mi risponde: no, perché dove cazzo te la tiri fuori sta leggenda? Allora io ti rispondo: come cazzo faccio a sapere io della minchia degli altri? Saprò della mia. Allora, dopo farò una piccola parentesi su sta roba qua. Dato che io, non sapendo la minchia degli altri, ho dovuto andare a cercare su internet. Ma naturalmente su internet ci sono tante cose e alcune sono anche discordanti sull'argomento. Perciò ho cercato vari siti e ho cercato di essere più oggettivo possibile. Ho cercato probabilmente quello, secondo me, oggettivo, secondo me, cioè, mi spiego, ho trovato tante cose e quelle, cioè, ho fatto una media tra le cose e ho detto: cazzo, questo mi sembra più veritiero rispetto a un altro. E cioè, siti del tipo www.pennipiccoli.com, cioè non ho preso roba da là. Allora, vi leggo un articolo, perciò tutti i link che dirò in questo video, tutte le mie fonti, saranno linkate in descrizione. Allora, questo sito qua dice: un gruppo di scienziati di Hong Kong, perciò non tizio Caio, hanno passato 5 mesi dall'ottobre dell'anno scorso a misurare peni. Probabilmente questo articolo era del 2005 e ora probabilmente sono passati 10 anni, però non è che in 10 anni le lunghezze dei peni si allargano di così e così, insomma. Allora, hanno misurato per 5 mesi i peni di altre persone, precisamente 148 volontari cinesi dai 23 ai 93 anni. La lunghezza media è stata di 8,46 cm. Si confronta favorevolmente con studi simili sui uomini stranieri. Allora, ora vi dirò delle cose e cazzo, voi in questo momento state già dicendo: Kai, dillo che noi italiani ci abbiamo una minchia così. Ci avete una minchia un pochino più così di noi. Ok, lo metto, scialla, striscialla. Dati statistici. Allora, sul sito si dice che i tedeschi c'hanno una media di 8,6 cm. I israeliani c'hanno una roba di 8,3 cm. I turchi, a me piace kebab, niente contro i turchi, 7,8 cm. I filippini 7,35 e italiani 9, perciò esultate. E gli americani 8,8. Allora, sul sito si dice anche che non c'è una relazione tra altezza del soggetto e la lunghezza del ginnastica. Perciò sono andato su internet anche a cercare da cosa dipende la lunghezza
E grazie a queste ricerche in futuro Google mi darà solamente pubblicità su cose di quel tipo. Insomma, grazie a voi Google mi consiglierà solamente dildi. Allora ragazzi, il secondo sito dove sono andato a prendere le mie informazioni dice un'altra cosa molto interessante. Allora vediamo se la trovo. Allora ragazzi, nel sito si dice: le dimensioni della mano, in particolare delle dita, potrebbero svelare qualcosa sulle dimensioni del pene. Secondo una ricerca coreana pubblicata dall'Asian Journal of Andrology, la misura dell'organo riproduttivo maschile si potrebbe calcolare prendendo in considerazione il rapporto tra l'indice e l'annullare. Tanto più l'indice è corto rispetto all'annullare, tanto più lungo sarebbe il pene. Perciò, se avete l'annullare più lungo dell'indice, ci avete una roba così. E se ci avete questo dito qua più lungo dell'annullare, siete meno fortunati. So che voi siete dei monelli. C'è un righello. Non per fare cose che voi state pensando in questo momento. Siete dei monelli. Ho detto che siete dei monelli. Allora, praticamente questo studio dice che se avete, non vi sto facendo di dito, l'annullare più lungo dell'indice, ci avete una roba spaziale. Se invece avete l'indice più lungo dell'annullare, allora, this is my mano and this is a regalo. Cazzo volete? Perciò ragazzi, rispondendo a questa domanda, ho finalmente risposto a tutte le persone che mi chiedevano: ma cai, i cinesi ce l'hanno piccolo? 8,46, italiani 9. Effettivamente gli italiani hanno una media, sempre si parla di media, più elevata rispetto alle popolazioni che stanno in Asia. Ma io vi ho appena dimostrato che c'è un'amica così! No, a parte scherzi, non mi pronuncio in queste cose. Questo video non doveva finire nella volgarità. Cazzo, non doveva... doveva essere serio! Allora, Giuseppe ci chiede una domanda molto interessante, dato che siamo in tema. K-Vlog, ti sei mai fidanzato? Io ce l'ho una ragazza, perciò ne approfitto per salutarla. Ciao Sapi! Prossima domanda di Stefano Quarta, ci chiede: K-Vlog, che musica ascolti? Mettila in un video, please. Allora, la mia canzone preferita in assoluto è questa! A parte scherzi, no, non è questa. Semplicemente ho messo questa canzone perché è la canzone in cinese, quella che mi fa più ridere in assoluto. Prossima domanda. Allora, Marco con la K ci chiede: K-Vlog, ti sei mai reso conto che youtubers con 800.000 iscritti chiedono meno mi piace di quanto ne chiedi tu? Perché io sono un money grabber. Che tu ne hai la metà della metà, quasi, e riesci anche a raggiungerli. Allora ragazzi, qua c'è un bel discorso da fare. Secondo me il rapporto tra youtubers, il creatore di contenuti, e l'iscritto dovrebbe essere un po' di questo tipo: il creatore crea contenuti, li condivide per il suo pubblico e il pubblico dovrebbe sostenere quest'ultimo. Allora, se il creatore si spacca 6 ore minimo al giorno per fare un cazzo di video e deve fare almeno 5 fottute sessioni per portare un cazzo di video e dopo fare gli attacchi in live non è una cosa facile, il pubblico capisce che questo si è spaccato veramente a merda, dice: ok, questo si spacca a merda solo per me, per noi. E là in quel momento se il pubblico è sano capisce: ok, sto qua ci sta facendo del male per me, che grande onore. Perciò
Dai, scialla, un like io lo metto. Praticamente fare 50.000, 40.000, 30.000 like in un solo video per me non sono solo i like. Praticamente quello è un feed che mi date, che mi fate capire che mi volete veramente bene. Anche un po' no, cioè volete che mi spacco a merda per fare altri video, brutti stronzi, no, a parte scherzi, mi fate capire che voi ci siete, sento la vostra presenza. Ok, questo video non doveva finire così, dovevo essere serio. A parte questo ragazzi, volevo ringraziarvi per questo grande sostegno che mi state dando in questo ultimo periodo per la Road to Prime in Italia. Fatemi respirare. Per la Road to Prime in... perché sono molto stanco in questo ultimo periodo. Provate a pensare che oggi, venerdì, domani pubblicherò questo video. Ho fatto un'interrogazione di scienze dell'alimentazione, una verifica d'inglese. Vi faccio vedere le pagine d'inglese. Ecco ragazzi, qua c'è tutta la mia roba d'inglese da studiare. Ho passato una bellissima settimana a studiare. Praticamente oggi, prima ora, interrogazione di alimentazione. Seconda ora, vabbè, ora scialla. Terza ora inglese, quarta ora verifica di italiano, verifica di inglese. E praticamente questa settimana mi ha distrutto. Sotto nei commenti ditemi come avete passato la vostra settimana. Insomma, ho fatto questo video anche sexy. Insomma, ho fatto questo video anche per parlare un po' così, io, voi, così, nostro legame, tante belle cose. Vabbè, non so più parlare, sono stanchissimo e voglio di dormire. Vabbè, questo era il vlog di oggi. Sotto nei commenti scrivetemi anche se vi piace questo nuovo format, perché probabilmente ho cambiato la fotocamera e ora sto utilizzando una Canon. E ho cambiato anche il microfono, ora è un Rode, non è il microfono integrato. Insomma, spero che la qualità sia migliorata rispetto ai miei vecchi video, dove probabilmente c'avevo la faccia gialla a colpa della lampada. Ho cambiato anche la lampada, questa ha una luce bianca, l'altra aveva una cazzo di luce gialla. Probabilmente mi faceva più cinese di quanto ero già cinese. Vabbè, questo è veramente tutto ragazzi, spero che ho fatto una bella chiacchierata con voi. Come al solito, un bel like e gradito, lasciatemi un commento, una critica, un apprezzamento, quello che vi ho trasmesso, quello che volete. E noi ci vediamo al prossimo video!